Un felice mercoledì sera a tutti voi, ben ritrovati negli studi di TG2000. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. E dunque, lo abbiamo visto, è appena terminata la messa di Papa Francesco che abbiamo avuto il piacere di seguire insieme in diretta su questa emittente, su TV2000, celebrazione che si è svolta nella chiesa di Sant'Agostino in Campo Marzio, nel cuore di Roma, in occasione dell'apertura del capitolo generale dell'Ordine dei Padri Agostiniani. Stiamo vedendo le immagini che ci arrivano in diretta. Il concetto di inquietudine è stato il cuore del discorso del pontefice che vediamo nelle immagini. Per ascoltare però nel dettaglio tutto quello che ha detto il Santo Padre, ci colleghiamo con il nostro Pierluigi Vito per noi in via della Scrofa. Pierluigi. Eccoci Barbara, qui una grande folla si è assepata per aspettare l'uscita del pontefice. Siamo, come dicevi, a Via della Scrofa, al numero 80 c'è l'ingresso laterale del convento degli Agostiniani, dove intorno alle 17:45 è arrivato Francesco. Anche lì in quel momento tanta gente, lui con l'auto, la SCV01, si è fermato ed è sceso a salutare le persone che l'aspettavano da tempo, un clima di grande festa, di grande cordialità. Poi è entrato nel convento per questa celebrazione eucaristica che dà il via al capitolo dei frati agostiniani, il 148esimo capitolo di quest'ordine fondato nel 1244 che si ispira alla figura di Sant'Agostino di Ippona, di cui oggi ricorre la memoria, e proprio intorno alla figura di Sant'Agostino Francesco ha incentrato la sua omelia partendo da una frase in particolare: inquieto è il mio cuore finché non trova riposo in te. E tre sono le inquietudini che il pontefice ha voluto tratteggiare nel suo discorso: l'inquietudine spirituale, l'inquietudine di Dio, l'inquietudine dell'amore. E a proposito di quest'ultima, vi forniamo un passaggio delle parole del pontefice. Ecco allora l'inquietudine dell'amore. Cercare sempre senza sosta il bene dell'altro, della persona amata, con quella intensità che porta anche alle lacrime. Mi vengono in mente Gesù che piange davanti al sepolcro dell'amico Lazzaro, Pietro che dopo aver rinnegato Gesù ne incontra lo sguardo ricco di misericordia e di amore e piange amaramente. Il padre che attende sulla terrazza il ritorno del figlio e quando è ancora lontano gli corre incontro. Mi viene in mente la Vergine Maria che con amore segue il figlio Gesù fino alla croce. Come siamo con l'inquietudine dell'amore? Crediamo nell'amore a Dio e agli altri? O siamo nominalisti su questo? Non in modo astratto, non solo le parole, ma il fratello concreto che incontriamo, il fratello che ci sta accanto. Ci lasciamo inquietare dalle loro necessità o rimaniamo chiusi in noi stessi, nelle nostre comunità, che molte volte è per noi comunità-comodità? Sicuramente un'apertura di grande emozione per questo 184esimo capitolo agostiniano, ma nel pomeriggio, prima, intorno alle 16, Papa Francesco ha avuto un altro appuntamento. Ha incontrato 500 giovani della diocesi di Piacenza giunti in pellegrinaggio a Roma, un pellegrinaggio già previsto per l'anno della fede e che si è stretto di nuovo intorno a Papa Francesco dopo che molti di questi giovani erano già stati a Rio de Janeiro per la GMG. Andare controcorrente, ha detto il Papa, significa fare rumore. Andate avanti con i valori della bellezza, della bontà, della verità. Scommettete su un grande ideale con coraggio, se non lo fate è solo per pigrizia. Dove ci sono i giovani deve esserci il rumore. È anche un po' questo uno dei messaggi appunto lanciati già all'epoca della GMG, ricordiamo nell'incontro con i giovani argentini. Grande l'emozione anche di Monsignor Gianni Ambrosio, il vescovo di Piacenza che ha guidato questo pellegrinaggio, ha detto: per noi possiamo dire che le giornate della GMG finiscono oggi qui a Roma con Francesco. Per ora è tutto, aspettiamo ancora l'uscita del Santo Padre qui dal convento degli Agostiniani e vi restituiamo la linea.
Noi appunto torniamo in studio per la pagina politica, è in corso quello che potrebbe essere il decisivo Consiglio dei Ministri sull'IMU in attesa delle notizie ufficiali. Sono emerse alcune indiscrezioni proprio in questi ultimi minuti. Sentiamo Isabella Faggiano. IMU addio, almeno per il 2013. Il Consiglio dei Ministri è sempre più vicino alla soluzione per eliminare la tassa sulla prima casa e sui terreni agricoli. L'ipotesi che ora dopo ora sembra essere sempre più probabile è quella di una manovra in due fasi. Un'immediata cancellazione della prima rata, al momento sospesa fino al 16 settembre, e un nuovo provvedimento da varare nei prossimi mesi che abolirà anche la seconda, il cui pagamento è fissato per dicembre. Ci sarà una sola eccezione riguardo guarderà gli immobili di lusso che hanno già pagato la prima rata a giugno. Una decisione legata soprattutto alla difficoltà di reperire immediatamente i soldi necessari alla cancellazione totale dell'IMU. Questo decreto sarebbe costato 4,6 miliardi di euro. Ma anche per la caccia alle risorse ci sono già diverse ipotesi sul tavolo. L'esecutivo ha pensato ad un aumento delle accise su alcol, tabacchi e giochi. Un altro milione poi potrebbe arrivare dall'IVA versata dalle pubbliche amministrazioni, che entro fine anno salderanno parte dei debiti con le imprese. Non è escluso nemmeno che l'IMU possa lievitare per chi possiede una seconda o terza casa. Si stanno già delineando anche le prospettive per il 2014. L'anno prossimo potrebbe entrare in vigore la cosiddetta service tax, una nuova imposta basata comunque sulle dimensioni dell'immobile. Ma per conoscerne i dettagli bisognerà attendere almeno fino al 15 ottobre, data entro la quale la legge di stabilità dovrebbe ricevere il sì definitivo. E da Twitter arriva una conferma, perché poco fa un messaggio del vice premier e ministro degli interni Angelino Alfano ha detto: missione compiuta, IMU cancellata per il 2013. Dunque una conferma di fatto alle indiscrezioni di cui ci riferiva Isabella Faggiano. E adesso, Massimiliano, ci trasferiamo in Siria per delineare il quadro di ciò che sta accadendo nel paese. Dagli Stati Uniti, ma anche da Francia e Inghilterra, arrivano segnali di un imminente attacco al paese del vicino Oriente. Intanto da Damasco non escludono che i terroristi potrebbero colpire l'Europa con armi chimiche. Ma sentiamo tutti i dettagli da Claudio Dominic. Il vice ministro degli esteri siriano accusa Parigi e Londra di appoggiare i ribelli nell'uso di armi chimiche nella Repubblica Araba. Il presidente Barack Obama dissipa ogni dubbio circa le effettive responsabilità sull'utilizzo dei gas letali da parte dell'esercito di Bashar al-Assad, esortando i vertici militari ad effettuare la mappatura degli obiettivi da colpire in un conflitto che dovrebbe durare 3 giorni al massimo. E il botto e risposta della vigilia dell'intervento militare lampo degli Stati Uniti contro il regime di Damasco, programmato pare per domani sera. Uno scenario per il quale lo scacchiere internazionale si presenta assai intricato, diviso tra l'asse rappresentato da Europa, Lega Araba e Turchia favorevoli all'attacco e quello di Iran e Russia contrario. Il nostro paese non intende partecipare all'intervento, come precisato dai ministri degli esteri e della difesa italiani poco fa in una nota. Palazzo Chigi ha condannato l'utilizzo di armi chimiche contro la popolazione civile e chiesto che i responsabili siano sottoposti alla giustizia internazionale. Francia e Gran Bretagna sostengono senza indugi l'inizio dei bombardamenti. Dello stesso avviso sono i paesi del Golfo, che auspicano una mossa seria e decisa. Dal canto suo la Germania confida in una soluzione diplomatica. Sul fronte opposto la Russia mette in guardia dalle conseguenze catastrofiche che il Raid sortirà inevitabilmente. Concetto questo sostenuto anche dall'Iran, che minaccia, seppur velatamente, ritorsioni su Israele. Preoccupato che un conflitto simile finirà per favorire la fronda jihadista, il presidente israeliano Netanyahu risponde perentorio al monito iraniano: se saremo colpiti, reagiremo e lo faremo con forza. Parole nette giungono dal patriarca di Antiochia e di Alessandria, Gregorio III, che definisce l'attacco un atto criminale che mieterà altre vittime, oltre alle migliaia di questi 2 anni di guerre, e farà crollare la fiducia del mondo arabo verso il mondo occidentale. Ma dalla Siria, per fortuna, arriva anche qualche bella notizia, uno spiraglio di luce, un messaggio di speranza che vogliamo mostrarvi. Guardate, quest'uomo pensava che suo figlio, lo vedrete fra qualche istante, pensava che suo figlio avesse perso la vita negli scontri, ucciso forse in un bombardamento. Invece non era così, ha ritrovato e ha riabbracciato, eccolo qui, l'abbraccio, ha riabbracciato incredulo il suo piccolo. Immagini davvero commoventi e toccanti che arrivano dalla città di Zamarca, insomma davvero un messaggio di speranza, Barbara.
E su questo messaggio cambiamo argomento. In realtà hanno dichiarato di provenire proprio dalla Siria gli immigrati sbarcati questa mattina al largo di Siracusa. Fra di loro, pensate, c'era anche un neonato partorito in mare durante la traversata nel canale di Sicilia. Il racconto è di Sara Lucaroni. In mare spesso si muore, altre volte invece si nasce. La vita stavolta è stata più forte della traversata, della sete, del caldo e della paura di non arrivare. È una bimba, quella nata durante la traversata, nel bel mezzo del Mediterraneo, in un barcone con altri 191 migranti. Quando con la madre all'alba è arrivata al porto di Siracusa, aveva già 4 giorni e il cordone ombelicale ancora attaccato. Nonostante queste difficoltà legate a questo trambusto di questa attività di navigazione di circa 10 giorni, era in buone condizioni, unitamente ai suoi fratelli che aveva la stessa madre di 19 anni e quindi sono stati salvati. Sia la madre che la neonata stanno bene, sono stati accompagnati all'ospedale Umberto I per verificare le loro condizioni di salute, assistite dai mediatori culturali. Al reparto di neonatologia la piccola è stato medicato il cordone e poi riaffidata alla madre. Nel loro barcone c'erano altre 51 donne insieme a 48 bambini. Uno sbarco difficile a causa del mare molto mosso. Intercettati a 70 miglia dalla costa dalla nave Foscari della Marina Militare, i migranti sono stati scortati dalla guardia costiera e lentamente trasferiti su 3 motovedette. Lo stesso è avvenuto poche ore prima con un altro barcone, i cui 164 occupanti, molti dei quali minori e con sintomi di disidratazione, hanno dichiarato di essere in mare da oltre una settimana. 504 in totale le persone soccorse nelle ultime 24 ore. La maggioranza ha detto di provenire dalla Siria, infiammata dalla guerra civile. Molti hanno chiesto asilo politico e sono stati trasferiti al centro per i rifugiati di Mineo a Catania. Un flusso quasi quotidiano. Uomini, soprattutto dai Egitto e Libia, famiglie e bambini dalla Siria, i cui arrivi potrebbero aumentare proprio nei prossimi giorni. Parliamo adesso di questioni che riguardano le nostre tasche. La crisi riduce i consumi, anche quelli al discount, dove solitamente si va a fare la spesa nella speranza di risparmiare un po'. Pensate un po', si compra meno, persino in farmacia. Tutto questo nel servizio di Giuseppe Caporaso. Cede ancora il commercio in Italia. Nel primo semestre dell'anno le vendite al dettaglio vedono un calo del 3% rispetto al 2012. Per l'Istat è la 12ª flessione tendenziale consecutiva, un risultato che coinvolge a giugno soprattutto i piccoli negozi in caduta libera, meno 3,6%, e la grande distribuzione che vede un calo di acquisti del 2,3%, ma anche nei discount che finora avevano sostanzialmente retto l'impatto con la crisi economica, che vedono un calo dell'1,3%. Tra i singoli prodotti le flessioni più significative si registrano per il comparto degli elettrodomestici e persino dei prodotti farmaceutici. Un chiaro sintomo quest'ultimo della crisi che attanaglia le famiglie che tagliano anche i farmaci da acquistare. Altro elemento che emerge sul fronte salute è l'abbandono dei prodotti della salutare dieta mediterranea, con il taglio dell'olio d'oliva, della pasta e del pesce di oltre il 10%, ma anche del latte, della frutta e della carne, per una ricerca del cosiddetto cibo spazzatura, cioè prodotti a basso costo, a volte senza un'adeguata garanzia sulla sicurezza alimentare, ricchi di grasso e zuccheri ma dal bassissimo valore nutrizionale. Alla fine, dice l'Istat, resistono nel panorama commerciale italiano solo i prodotti per la casa, ma soprattutto quelli telefonici e per l'informatica. E adesso, Massimiliano, andiamo in Abruzzo. Sono ore di grande emozione queste per i tanti fedeli accorsi all'Aquila per il rito della perdonanza celestiana, rito che si celebra da 719 anni per elargire l'indulgenza plenaria a coloro che varcano la Porta Santa. Porta Santa che a momenti dovrebbe essere aperta, in questo momento lì c'è per noi Alessio Aversa, al quale allora chiediamo subito tutti gli aggiornamenti. Alessio. Sì Barbara, esattamente, fra 10 minuti dovrebbe essere aperta la Porta Santa. In questo momento sta per terminare la funzione che è celebrata da Sua Eminenza il Cardinale Domenico Calcagno, Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Questa, lo ricordiamo, è la 719esima giornata della perdonanza celestiniana, è iniziata alle 17 con il corteo che è durato circa un'ora. Pensate, più di 800 i figuranti, ci dicevano
i figuranti è un vero record, e ancora di più è un record il fatto che oggi si siano registrati più di 20.000 persone. Questa è una buona notizia. La media negli anni precedenti oscillava fra i 10.000 e i 15.000. Sono stati molti i momenti di pausa, i momenti di fermo di questo corteo, perché gli sbandieratori hanno prolungato, diciamo, lo spettacolo su più tappe, e soprattutto momenti di grande commozione, soprattutto al passaggio di quelli che sono considerati da 4 anni a questa parte gli eroi dell'Aquila, ovvero i vigili del fuoco. Più volte si sono dovuti fermare per raccogliere gli applausi scroscianti della popolazione. Ritorniamo invece a quella che è la funzione. In questo momento tutti i fedeli sono qui in attesa di quella che è l'apertura della Porta Santa. Ricordiamolo, verrà aperta subito, immediatamente dopo alla fine della messa, e resterà aperta fino a domani, fino al tramonto, quindi fino al tardo pomeriggio. Ricordiamo che però ci sarà rispetto a quelli che sono stati gli anni precedenti, ci sarà un tragitto diverso, diciamo, c'è un controcorridoio, perché prima bisognava entrare dentro la Porta Santa e si celebrava la messa. Adesso, per motivi di sicurezza, è stata trovata, dicono, una piccola crepa, probabilmente dovuta al sisma. Adesso non è più sicura una parte della parete della chiesa. Adesso invece la porta verrà solo attraversata, ci sarà una breve semicurva e si uscirà immediatamente dopo. Questa per adesso è l'ultima notizia. Noi restiamo in attesa della cerimonia, dell'atto più toccante di questa giornata, che è appunto la giornata della perdonanza, e restituisco la linea allo studio. Grazie Alessio, resta lì fermo, perché noi vogliamo vivere in diretta le emozioni dell'apertura della Porta Santa all'Aquila. E allora noi ci fermiamo qui, tra poco qualche attimo di pubblicità, uno stacco, poi in diretta nel cuore dei giorni di nuovo all'Aquila per vivere questo momento così importante assieme a Saverio Simonelli. Allora rimanete con noi qui su TV 2000, il telegiornale invece torna domani. Arrivederci.